Ciao ragazzi, oggi sono particolarmente contento perché preparerò insieme a voi una buonissima frittata di spaghetti. Odiavo questa ricetta da bambino, ma da quando me la preparo da solo, la praticamente amo. Andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti. L'acqua bolle e quindi vado a metterci per 4 persone 400 grammi di spaghetti. Ho scelto oggi Ristorante 8, potete tranquillamente usare anche i 5. Gli spaghetti dovranno cuocere 7 minuti. Nel frattempo inizio a tagliarmi 100 grammi di provola affumicata, che solo a vederla ti fa venire fame. Vado ad abbassare ora gli spaghetti, mi aiuto con un forchettone. Ovviamente ho già salato con del sale doppio la pasta. Vi dico gli ingredienti man mano: 6 uova, 'nero come lo preferite. Ho fatto qui, sono circa 100 grammi di pecorino e parmigiano. Inizio a sbattere le uova. Aggiungo 100 ml di latte. Ed ora ci metto circa 120 grammi di pancetta affumicata cruda. Vado a mettere nell'uovo la provola. Gli spaghetti li ho appena scolati, scolateli per bene, dovrebbero riposare un po', ma purtroppo oggi non ho tempo e quindi non li possiamo far raffreddare. Vado ad inserire piano piano gli spaghetti nell'uovo. Ci siamo, la padella è già calda, vado a metterci il tutto e continuo ad amalgamare. Allora, ragazzi, ci siamo. Sono passati circa 10 minuti, fiamma lenta. Andiamo come al solito abbassiamola così con l'aiuto di una spatola, ricopriamo. La cottura deve essere lenta perché c'è bisogno che cuocia anche all'interno. Quindi copriamola per bene e lasciamola a fiamma bassa per un'altra decina di minuti. Questo è il risultato. Troppo calda purtroppo per assaggiarla. Mi provo lo stesso. Resta di fatto la mia frittata preferita. Preparatela, fatemi sapere come vi viene. Lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!